È una storia a lieto fine, quella di due fratelli, 5 e 2 anni, affetti da una malattia rarissima, la granulomatosa cronica, una condizione di difetto della funzione di un tipo particolare di globuli bianchi che produce gravi deficit a livello di difese immunitaria. Adesso, grazie ad un trapianto di cellule staminali adulte, dunque pienamente rispettose di qualsiasi criterio etico, il primo in assoluto per curare questo tipo di malattia, possono guardare verso il futuro insieme ai propri genitori senza più preoccupazioni. Grazie al lavoro dell'equipe del professor Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i due fratellini stanno benissimo e sono definitivamente guariti dalla patologia congenita che li affliggeva e che avrebbe condizionato fortemente la loro vita e la loro stessa sopravvivenza. Entrambi hanno trovato un donatore compatibile sui registri, quindi grazie anche alla generosità dei donatori di midollo osseo. Il fratellino più grande è adesso ormai a un anno dal trapianto, in perfetta stato di salute, ha potuto tornare a scuola e alla sua vita normale. Il fratellino più piccolo, che proprio per la sua più giovane età è stato esposto a minori episodi infettivi, è ormai a oltre 2 mesi dal trapianto. Anche il suo attecchimento è stato perfetto durante il periodo trapiantologico. Per il trapiantologico non ci sono stati problemi particolari e adesso sono tutti e quattro a casa felici e contenti. Il trapianto di cellule staminali adulte può dunque curare definitivamente questa malattia. La dimostrazione sono proprio i due fratellini che, a distanza di alcuni mesi dal trapianto, godono di ottima salute e non hanno riportato alcuna complicanza significativa dal giorno in cui sono stati trapiantati.